Ciao a tutti! Facciamo così che si vede meglio. Oggi nuovo Apri Charm. Ho preso una pausa di una settimana circa, ok, ma ci sono. Allora, mi sono arrivati dei charm e volevo andare avanti con il mio progetto, questo qua, quello che vi avevo fatto vedere con le resine, quello autunnale, tema bosco, autunno, eccetera, con qualche tocco di vintage, qualcosa di adesso vediamo. Ok, ero arrivata a questo punto, quindi mi sono arrivati dei charm che volevo mettere qua. Il primo è questo, magari mi avvicino così lo vediamo meglio. Ok, questo è il primo ed è questo con questi fiori, questo fiore in viola con la smaltatura glitterata e i petali del fiore sono anche rosa con questa sfumatura dal più scuro al più chiaro, uno zircone centrale sperando che tenga e il bordo è formato da queste sorte di griglia in tagli, insomma. Sarebbe stato bello se era decorato anche qua, non semplicemente così, però ci sono, dai. Potrebbe starci bene anche con questi tipi di fiori, i colori un po' blu, un po' ecco tipo qua, con questi, con i mirtilli, ci sta bene, ok? Poi, questo è il primo, poi ho preso questa, perché non ho resistito, era fatta molto 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 bene questa ape, sì lo so, ne ho già preso un'altra, sì lo so, l'ho già messa sul bracciale tema primavera, ma questa qua, non lo so, mi piaceva tantissimo e era diversa da quella anche di Pandora che hanno fatto con il vetro, che non sono stata in grado di trovarla, fake. L'ho sempre trovata brutta, molto molto brutta, senza il vetro qua. Invece questa qua era smaltata, lo sapevo. E poi ha anche i cristalli brillantini, insomma, qua dove ci sono le ali. Anche tutto il reticolo delle venature delle ali è fatto molto bene con tutti i dettagli in argento e la sfumatura bianca al centro. Sul retro è fatta così. Quell'altra che avevo preso, il retro era totalmente piatto. Invece questa è fatta, non so, mi piace. E niente, magari un tocco di giallo anche in questo caso poteva starci bene, tipo giallo verde qua, in qualche punto così. Le ultime api tema bosco autunno, così come le ultime farfalle. Ho visto questa e ragazzi, non so, mi è piaciuta tantissimo questa farfalla, era diversa da tutte le altre che vendono, che ho visto, e ha questi dettagli di due praticamente ali differenti. Una è tutta blu con anche qua le venature fatte in un certo modo, sembrano due ali diverse. Non so, però mi aveva attirato. Tutte le venature in argento con la smaltatura blu navy, tipo. E da quest'altra parte invece ha la bordatura con gli zirconi e sempre le stesse venature in argento, ecco così si vede. E quel colore è un azzurro ceruleo, non è proprio azzurro intenso. No, mi piaceva anche lei, anche tipo da mettere da quest'altra parte, oppure sapete che io non amo proprio fare delle zone di colore, ma per mischiare meglio i colori, vedete che si abbina anche con questo, per mischiare meglio i colori mi piace alternare, tipo se di qua c'è l'azzurro, magari la farfalla azzurra la metto dall'altra parte, in modo tale che così viene più una cosa omogenea. Poi, non c'entra niente con il bosco reale, diciamo, ecco, però non so, mi era piaciuta tantissimo. Guardate che bella questa fatina, assomiglia tantissimo a Trilli, cioè penso che sia Trilli perché sia l'acconciatura sia il vestitino ci assomiglia tantissimo e è fatta molto 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 bene. L'anellino ha questo fiorellino con il centro con un cristallo giallo, però guardate la sfumatura delle ali. Soprattutto sia davanti che dietro, si ha un piccolo difetto qua, hanno sbordato l'argento e boh, probabilmente era il punto d'aggancio di tutte le altre, vabbè chi se ne frega, però per il resto è fatta molto bene, anche il vestitino è sfumato bene di questo verde, bellissimi anche i piedini che mi sa che si impiglieranno dappertutto, soprattutto questo, e
La faccina è fatta in questo modo. Ha la parte, ha praticamente una sorta di segno in mezzo alla faccia qui e alla testa, che sembra quasi disegnato, ecco, come la traccia per il disegno. Non è brutta, anzi, molto 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 bella. Devo solo cercare di capire se si può abbinare su un discorso del genere un tocco di incantato, oppure la metto sul bracciale, quella che ho con tutte le fatine, animali strani, fantastici, eccetera, eccetera. Devo cercare di capire. Ok, ho perso un capello. Autunno, perdo i capelli. Poi, ho preso questo che non c'entra niente con questo bracciale, adesso lo metto da parte. Ho preso questo, ho preso il bracciale, questo fatto così di Pandora, la collaborazione con Keith Haring. Non so se il fucsia è così, ma mi sembra che è un tocco un pochino più fucsia quello reale, quello originale. Non è marchiato, non ha marchi Pandora, solo la scritta Keith Haring qua dietro. E vabbè, è liscio, non ha filettature, si apre e si chiude molto 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 duro, cioè molto forte. Ok, Marzia, perché hai detto duro? Non lo so. Comunque, vedete che non è affatto originale. Di qua c'è scritto solo S925 all'interno da questa parte. E non lo so, vediamo se regge, perché mi viene anche da riempirlo tutto, dico proprio la sincera verità. Sentite. Ok, e anche azzarderei anche di non mettere la catena di sicurezza perché è molto forte. Comunque, se resiste, se resta così, eccetera, eccetera, tipo questo che è rimasto così, esattamente così com'è, non è fuori dai sacchetti, non mi sto facendo nulla. Se si mantiene così, se si mantengono così, è ottimo, ottimo acquisto, anche perché l'ho pagato circa 5 euro, se non sbaglio, qualcosa del genere. Poi era proprio uno sfizio, non è che non l'avrei mai comprato originale, assolutamente no. Poi bracciale, questo di Halloween che vi avevo fatto vedere, sempre con, l'avevo fatto vedere la volta scorsa, sempre con la mia resina, questa qua. Ho preso questo da solo in uno store, questo qua, perché vabbè, si abbinava, ci voleva un tocco dipendente, ok? Sul viola, magari da mettere qua, anche lui senza marchi, e ha questa sorta di sfumatura davanti. Devo dire che gli è venuta abbastanza male, perché taglia, scusate, taglia di netto. Adesso con le luci forse così, vedete, taglia di netto qua, tac, sembra che l'hanno tagliato qua e che qua si sia sbucciato, ecco, mentre dietro l'hanno sfumato. Vedete qua, anche solo questi quattro baffetti qua danno un effetto di sfumatura un po' tanto fatta meglio. E vabbè, ma chi se ne frega, cioè alla fine della fiera. E anche l'interno delle ali del pipistrello sono smaltate in viola scuro. Ok. Quindi penso di andarlo, lo vado ad aggiungere qua, così nel frattempo vi faccio vedere anche come vanno avanti i progetti, come ho intenzione di andare avanti. E poi ho provato questo, che lo so, è stato un grosso azzardo, perché ha questa grossa stella dorata, ma è fatto così, con il gattino pendente che si aggrappa alla stella. La stella è dorata. Allora, sapete che ho fatto il bracciale a tema gatti, stelle, eccetera, eccetera. All'inizio lo volevo mettere lì, poi ho detto no, perché cosa è successo a sto gatto? Praticamente qua vedete la manina, o il filo, la fune a cui è attaccato il gatto, non è saldato, quindi aperto. E poi soprattutto l'oro, se io lo metto su quel bracciale lì, vedendo la fine che ha fatto anche il topolino, quello in rosa con le mani davanti, praticamente, che vi ho fatto vedere 2 video fa,
due video fa mi pare, o il video scorso, 2 video fa, insomma, di Aperi Charm vi avevo fatto vedere che aveva perso il colore e quindi sicuramente questo perderà il colore. Non voglio andare a rovinare perché in sé è molto carino e comunque non mi fiderei a metterlo su bracciale perché sicuramente questa anellina si allarga. Dettagli del nasino e occhi smaltati in nero. E lui è anche bello cicciotto, eh? Vedete che è bello rifinito, bello cicciotto. E quindi ho pensato di metterlo sul bracciale, sì, sul pendente o fare una cosa del genere. Però Marzia non può lasciarlo così. E quindi, bis, volevo andare ad abbinare, se a nessuno interessano più. Comunque, vediamo, perché sono quelle che ho su Wallapop. O comunque le posso anche caricare su Vinted. Queste sono le ultime che mi sono rimaste delle mie resine con le stelline e le nuvole. Le altre non ne ho più e quindi volevo fare una roba del genere, tipo o magari con un pendente o un po' più grande. Comunque devo dire che così non ci stanno male, sinceramente. È un po' appariscente, perché magari se le metto giù è meglio. Ok, diciamo una cosa del genere, no? Devo dire che sì, è abbastanza appariscente perché la O è un po' piccola, però dai, non ci sta neanche male così. Magari se mi allontano un pizzico lo vedete meglio. Tipo così, no? Non sta male così. Su una collana. Dove tutto cade verso il basso, magari, ecco, una roba del genere, non sta male. E mi piaceva metterlo, avevo pensato di metterlo così. Beh, adesso che la vedo anche così, all'inizio ho detto no, sono troppo grandi. Poi così, sinceramente, non stanno male. Cioè, mi piace. È mettibile. Sì, mi piace. Ok, non, se avevo le altre forse senza le nuvole davano più importanza qua, però devo dire la verità, tirano anche lo sguardo, mi piace anche così. Vabbè, niente, erano pensieri che facevo io in questo momento. Allora, altra cosa che vi volevo far vedere, che ora ve lo faccio vedere. Aspettate, vi voglio far vedere come si vede l'info box, come si trova l'info box nel video, perché vi dico sempre che tutti i link delle cose che vi faccio vedere sono nell'info box, ma in tanti non riuscite a trovare l'info box del video. Quindi, sì, perché fare le cose semplici, Pandora, ma e sì, Pandora, anche YouTube mai, no? Quindi, che cosa facciamo? Allora, vabbè, questa è la pubblicità adesso. Ve lo faccio vedere meglio. Ok, ragazzi, questo è il video, no? Il video, la schermata, questo in alto c'è il video. Ok, se lo faccio andare c'è il video. Qua sotto c'è la schermata, vi si presenta così, poi c'è la parte dei commenti, eccetera. Comunque vi si presenta così. Come la trovate l'info box? Dovete cliccare su altro qua, sì, perché sono furbi a fare queste cose. Vi si apre, vi si cambia la schermata e diventa così. Vedete che trovate tutti i link, tutta la mia descrizione. Andate avanti e cliccate ancora qua su altro. Ok. Scende e ci sono tutti i contatti, quindi Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, e poi trovate il link ai prodotti e qua trovate in ogni video fatto così, quindi trovate il nome o qualcosa che vi può ricordare il charm, quindi tipo fiore o fatina o cuore con le A, quale pipistrello, cuore Halloween, una roba così, e in fianco avete tutti i link, quindi se vi interessa qualcosa cliccate sopra e si apre direttamente la pagina di AliExpress. E poi qua sotto sempre trovate anche ve lo faccio vedere così. Così anche in questo caso, quando vi dico è tutto nell'info box, tipo come se mi si è sporcato Pandora, come faccio a pulirlo, eccetera, eccetera. Andate ancora sotto, trovate video utili, pulizia Pandora, e qua ci sono tutti i link, pulizia, come pulire i gioielli, pulizia cuore del gioiello, eccetera, eccetera. Voi cliccate sui link e vi si apre direttamente il video. Come scegliere il primo bracciale, come comporre il meglio bracciale, cioè, insomma, ci sono
qua c'è tutta la mia collezione, aggiornata l'ultima volta, eccetera, eccetera. Ci sono proprio tutti i video più utili. Poi scendiamo ancora e c'è playlist, poi magari vi faccio un video a parte perché magari qua alla fine è un po', cioè, se uno non gli interessano le cose di AliExpress si sta perdendo anche questa parte, però ci tenevo per farvi trovare i link in questo. Comunque, scendendo ancora, trovate le playlist, no? Quindi sicuramente anche in questo caso, soprattutto in fondo, trovate gli Aperi Charm o AliExpress e Amazon con link ai prodotti, no? Questo potrebbe essere questo libro di stickers, è stravecchio, devo vedere un po' com'è. Comunque trovate lì le playlist, altrimenti nel canale su playlist qua le trovate. Quindi Marzia Beats, Aperi Charm, ci sono tutti i video di AliExpress, quindi ci cliccate sopra in questo caso qua. E li trovate tutti, 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 ve li ho raccolti tutti. E sempre facendo quel gioco della info box, trovate i link di tutte le cose che vi ho fatto vedere. Ragazzi, io ho finito, altrimenti diventa lunghissimo. Penso che questo vi farò tipo un video cortissimo dove vi spiego queste cose. Quindi se l'avete già visto, saltatevelo. Altrimenti ci vediamo nel prossimo. Ciao!